parlami più piano, prendi questa mano, stringila di più, poi guardiamo su, tu rimani stella, io sono cometa. Lo so che sembra molto facile restare immobili a brillare, che sei combustibile, non sai come fa, e poi nemmeno che sia semplice continuare a cadere. E chi l'ha detto che eravamo seri? E chi l'ha detto che eravamo noi? E chi l'ha detto che eravamo serio, serio? E chi l'ha detto che eravamo veri? E chi l'ha detto che eravamo noi? E chi l'ha detto che eravamo veri, serio? Ciao, come stai? Molto bene. Abbiamo appena finito di suonare e mi sono divertito molto, quindi sto bene. Come ti chiami? Edoardo Chiesa. E che musica fai? Faccio canzoni in italiano. Da dove vieni? Vengo dalla Liguria, Varazze, provincia di Savona. Secondo te il posto in cui vivi influisce la musica che fai? Influisce sicuramente, perché tutto influisce sulla musica che si scrive, quindi penso proprio di sì. Il mare soprattutto ha una forte componente, secondo me. Perché fai musica? Faccio musica perché mi diverto a farla. È una cosa che mi fa distrarre, mi fa divertire, mi tiene compagnia. È una cosa di cui sento il bisogno. Quando hai incominciato a suonare? Ho cominciato a suonare quando ero piccolo, penso alle elementari, su per giù. Ho cominciato a suonare la chitarra proprio perché avevo questa volontà e da lì poi non ho più smesso, diciamo. Piano piano ho negli anni continuato a interessarmi alla questione, diciamo. E sempre suonato da solo o con qualcun altro anche? No, ho suonato spesso e volentieri con altre persone, anche perché penso che una delle cose più belle del fare musica sia poterla condividere con le persone, proprio nel fatto di suonarla. E poi spesso mi sono trovato anche da solo, proprio perché faccio canzoni che volendo stanno in piedi con poco, no? Perché sono semplici canzoni in cui c'è un testo, una melodia e un'armonia, quindi diciamo che anche da solo sono abituato a suonare. Perché non fai parte di gruppi musicali e preferisci fare delle cose da solo? Allora, diciamo che ho avuto gruppi musicali in passato e ne ho conosciuto i vantaggi, ne ho conosciuti anche gli svantaggi, diciamo. Di fatto non è una scelta, nel senso che sono sempre trovato a scrivere soprattutto queste canzoni da solo, ecco, dal punto di vista della scrittura sono sempre nate da solo le cose, quindi mi vengono fuori queste cose qua che poi mentre le metto su e le costruisco magari trovo amici, persone, collaboratori che mi danno una mano, però non c'è un motivo vero e proprio, ma piuttosto il fatto che siano poi canzoni scritte principalmente da me e che poi trovino, cioè mi piace pensare che sì, le cose escano magari col nome Edoardo Chiesa, ma a seconda poi del disco, no? Delle situazioni in cui si suona, sia solo un nome, e a seconda di chi mi dà una mano è partecipe nella cosa. Parlami, spogliami, poi mettimi da parte tutte le parole che ti sembrano vere, che ti sembrano vere. E non mi dire che siamo abituati bene a dire che non c'è mai nulla oltre il mare qui. Però anche è vero che è bello tornarci, perché non ci abitueremo mai. Perché due come noi, forse lo sai, non hanno già il futuro. Resti un po' qui e non te ne vai mai, mai, mai. Due come noi, forse lo sai, non piacciono a nessuno. Passa di qui o non passerai mai, mai, mai. Il mare è vero e la notte la secca, la strada sbagliata, la solita storia. Tu esageri sempre, io non esagero mai. E a quello che vedo non credo per niente, ma quello che sento succede davvero. Restiamo distanti, che vicini non siamo stati mai.
se lo sai, non hanno già il futuro. Resti un po' qui e non te ne vai mai, mai, mai. Due come noi, forse lo sai, non piacciono a nessuno. Passa di qui o non passerai mai, mai, mai. Per questo progetto, quali sono i tuoi riferimenti musicali? Allora, i riferimenti musicali sono sicuramente tutto quello che ho ascoltato negli anni e che mi ha emozionato. Che sarebbero tantissime cose e dall'altra parte poche, perché ci sono poche cose che veramente mi hanno colpito che posso reputare riferimenti. Sono sicuramente i grandi della storia della musica pop, quindi io partirei nominando i Beatles principalmente, anche se l'italiano hanno poco, però mi hanno sempre emozionato e quindi direi che già lì posso racchiudere le mie principali influenze. Già nella discografia dei Beatles trovo quasi tutto quello che mi emoziona. E italiani cosa? Italiani, sono andato molto a periodi, ho avuto una grande fase di dove i cantautori l'ho ascoltati tanto, l'ho ascoltati tutti, ho sempre stimato tantissimo Ivano Fossati. A me di contemporaneo piace molto Giovanni Truppi, per la maniera che ha di scrivere e di mettere le cose in musica e per il modo personale che ha di porsi, diciamo, che trovo molto interessante. Di cosa parlano i testi delle tue canzoni? I testi delle mie canzoni parlano di quello che provo, di quello che ho provato. E spesso ho notato che sono riferiti a domande, cioè cercano di non dare delle risposte, ma vogliono porre delle domande. Quindi ti posso riassumere in parlano di domande, pongono domande, sicuramente. Hanno anche un intento politico-sociale? No, direttamente non c'è. Poi secondo me arriva, no, anche quell'aspetto, però non c'è in maniera conscia quella volontà. Come avviene il processo creativo che ti fa arrivare a creare una canzone? Una canzone nasce da un'idea, quindi basta l'idea e poi la canzone viene fuori. Ci sono canzoni nate in pochi secondi, canzoni che hanno bisogno di essere di macerare un po' di più, però l'idea è quella che conta, quindi l'idea del testo è l'idea musicale. E dove ti ispiri per quest'idea? Aspetto che arrivi, sembra strano, ma aspetto che arrivi. A un certo punto ti viene un'idea e pensi che possa essere diventare in qualche modo una canzone. Non hai, non so, qualcosa di che ti ispira maggiormente, la natura, il mare, i libri, non so. No, perché anche lì non lo scrivere canzoni non avviene in maniera forzata, perché non facendolo di mestiere non ho un iter, no? Un processo creativo standardizzato. Magari questo è un errore, perché se imparassi a farlo in maniera diversa potrei produrle di più, però per adesso sono contento così e quando mi viene un'idea provo a buttarla giù in canzone. In fase di produzione di un album, ok, ti fai dare una mano ad un arrangiatore? Allora dipende dal disco. Non ho mai utilizzato arrangiatori, nel senso che i dischi che ho fatto sono tre. Il primo l'ho arrangiato, scritto, suonato tutto da solo praticamente, mi ha aiutato Damiano Ferrando, che è un amico, a suonare i bassi. Il secondo l'ho arrangiato con due amici, Damiano Ferrando e Andrea Carattino, l'abbiamo arrangiato insieme. E quest'ultimo, appena uscito, a quello che vedo non credo per niente, l'ho arrangiato, scritto, suonato con diverse persone. Ci sono un po' di persone che hanno collaborato, ma di fatto io sto sempre a trainare un po' le fila della cosa. E tutto qui. Quindi arrangiatore di mestiere no, però tanti amici, collaboratori e persone che mettono idee dentro le canzoni, assolutamente sì, da solo mai. Stiamo qui, contiamo i passi fatti, i libri letti, le scarpe che abbiamo indossato. E più contiamo, più crediamo di riuscire a prevedere quello che verrà. Un conto è doversi buttare, un conto è lanciarsi nel vuoto sapendo che prima o poi qualcuno ti salverà. Un conto è doversi spiegare,
conto e capirsi con un po'. Stasera cambio idea su ciò che conta e ricomincio a scrivere un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta. Palco live ti piace o ti terrorizza? Mi piace molto, ormai sono contento, soprattutto quando la situazione si fa interessante, c'è l'ascolto, ci sono le persone, lo trovo molto divertente. Qual è il posto in cui hai suonato che ti ha emozionato di più? L'ultimo concerto che ho fatto prima di questo, cioè la data di presentazione dell'ultimo disco. Del disco appena uscito, abbiamo suonato a Savona, allo Chapeau Club, e è stata una festa bellissima perché c'è stato un sacco di persone, è venuto fuori un concerto molto molto emozionante, ci siamo divertiti, era tantissimo che non suonavamo e c'è stata una risposta enorme, quindi è stata un'emozione grandissima. Hai un rito scaramantico prima di salire sul palco? Okay. No, faccio però un po' di esercizi per riscaldarmi la voce, tipo... Ad un mio live non deve mai mancare l'acqua sul palco, sicuramente, e non deve mai mancare la voglia di ascoltare e di essere curiosi, perché si tratta di canzoni inedite che nessuno conosce, o comunque pochi, o comunque chi è interessato. Quindi se uno arriva e ha voglia di ascoltare, a quel punto lì si crea una bella alchimia. Per te è importante l'aspetto puramente visivo dei concerti, le luci, l'abbigliamento, l'atteggiamento di stare sul palco? Sì, è un aspetto assolutamente importante. Quando si costruisce un live vero e proprio su un palco bisogna, visto che si sta facendo uno show, bisogna un po' metterci mentalità americana, no? In quel senso, senza dover fare grandi cose, ognuno deve fare quello che si sente di fare, quello che è, però penso che bisogna curare ogni aspetto e quello visivo è molto importante. Lockdown, durante questo periodo un po' oscuro per molte persone, tu sei riuscito a continuare a suonare, a buttare fuori idee oppure buio totale? Sono riuscito molto bene, infatti il disco che è appena uscito è nato dal periodo del lockdown. È stato un lockdown particolare per me perché è nata la mia prima figlia proprio prima dell'inizio del lockdown, 2 mesi prima. Quindi per me questo lockdown, il lockdown che c'è stato ha portato tanta gioia in realtà, tanta paura, però anche tanto... Ho potuto stare tanto insieme alla mia famiglia, alla mia bimba appena nata, recluso in casa, sì, ma con una bella novità, che altrimenti non avrei potuto godermi in quel modo. Quindi penso che mi abbia fatto bene da un certo punto di vista e tante canzoni sono nate in quel periodo. Social li usi, non li usi? Ti piace? I social li uso perché è un modo per poter raccontare un pochino di sé. Non ne abuso, forse ne farei a meno, ma non si può fare, nel senso che si vuole un attimo provare a farsi conoscere. Oggi sono un mezzo che potenzialmente è molto efficace. Come vedi la scena musicale italiana? Non, devo dirti la verità, non seguo tantissimo perché sono un po' pigro come ascoltatore. Vedo che sempre di più ritorno a quello che conosco, quello che mi piace, quello che mi fa star bene e spesso mi sforzo di scoprire nuove cose. Quindi non sono un gran conoscitore della scena attuale. Penso che, come sempre, ci sia tanta roba bella in giro, tanta roba meno bella e la cosa più bella è che, soprattutto nel circuito indipendente e non spinto, le cose poi che piacciono alla gente escono fuori, perché poi le persone stupide non sono e quando si trovano davanti a qualcosa di bello rispondono bene. Le cerchi al telefono, ascolti distratto da un alto parlante cinese che è comprato da un senegalese sulla spiaggia in Sardegna, ma fuori stagione, che sai se sta meglio che l'aria è più fresca del mare comunque turchese, e ti senti confuso, qualche volta ti senti anche perso, ma ti pare normale poter trattenere in un pugno l'intero universo, ma ti pare che ancora abbia senso studiare parole a memoria, accettare che meno esperienza significhi meno considerazione, non ti senti coglione e non ti vedi truffato a guardare la stessa serie, la stessa sera, con lo stesso cane, per di più hai pagato. E che avevo iniziato a parlare ma senza intenzione polemica, quando ho visto arrivare mi sono spaventato, mi è scesa a terra la mandibola, non parliamo di me, eri
riciclo le frasi degli altri. La sera da solo mi sento un eroe con la penna e combatto nemici distanti. Che distante non è solamente un concetto, ma piuttosto una forma mentale. E che a forza di stare distanti crediamo di avere sempre ragione. Ci guardiamo allo specchio e pensiamo di avere ragione. Poi parliamo da soli e sappiamo di avere solo ragioni. Quella storia è talmente distante che comunque non può toccarmi. Quante volte hai pensato sta frase? Quante volte nei panni degli altri? Quante volte negli anni hai provato davvero a cambiare qualcosa? Hai lasciato piuttosto che fosse qualcosa a cambiarti, qualcosa a cambiare te. Fatto dei videoclip per i tuoi... Ne ho fatti un sacco, ne ho fatti un sacco. Gli ultimi tre che sono usciti sono quelli di cui sono più contento e sono, hanno accompagnato i tre singoli del nuovo disco. E Due come noi, come si fa e se tutto quello che è considerato inutile sparisse all'improvviso. Sono videoclip dove ho provato, come sempre, a mettere un'idea anche lì. Cioè mi piace che il videoclip porti un valore aggiunto alla canzone, non sia solo un videoclip fine a se stesso, ma dia un livello di significato ulteriore al pezzo, quindi è un aspetto che mi piace anche lì molto curare e seguire. Tu fai questa attività come mestiere oppure hai un'altra attività per mantenere? No, non faccio questa attività come mestiere, l'ho sempre... Io sono architetto, quindi penso alle case e alle cose relative alle case. Hai un'etichetta che ti dà una mano? Ho avuto diverse etichette per questo disco. Sto collaborando con La Pop, che è l'etichetta di Radio Coop. Radio Coop ha pubblicato il disco, di fatto. E poi c'è la Fondazione Astro Musicale, che mi ha aiutato con due canzoni in particolare. E queste due sono le realtà esterne, diciamo, che stanno supportando il progetto. Come sta andando il nuovo disco? Di cosa parla? Allora, il nuovo disco è uscito il 12 di aprile, si intitola Quello che vedo non credo per niente, e mi pare che stia andando bene, nel senso che sta avendo abbastanza un buon riscontro, abbiamo appena iniziato le date live e stiamo portandolo un pochino in giro. È una raccolta di canzoni, non è un concept album, si tratta di 8 canzoni, che non sono appunto legate assieme da un filo conduttore, ma in cui ho voluto creare una sonorità particolare per ogni canzone. Quindi 8 racconti, 8 atmosfere, 8 mondi da scoprire, e a questo titolo, a cui tengo molto, che fa parte di una frase contenuta in una delle canzoni, che è: a quello che vedo non credo per niente, ma quello che sento succede davvero. Questa frase vuole un po' ricordarmi e ricordare a chi la legge di cercare di riscoprire, oltre ai 5 sensi di cui siamo dotati, anche un po' l'istinto, no? Le sensazioni interiori che stanno dentro di noi e che a volte ci aiutano, ci aiuterebbero molto se riuscissimo a entrare in contatto con loro. Progetti futuri? Adesso non ne ho, nel senso che mi concentro su questo, e poi se usciranno altre canzoni sicuramente ci saranno altre uscite, altri dischi, altri concerti, ma per adesso mi concentro sul disco nuovo e sulle date relative. Appunto. Quindi nuove ci date? Ci sono un pochino di date, ci sarà il 2 di maggio al Teatro Ambra ad Albenga per il Festival sulla Testa insieme a Cisco dei Modena e a Paolo Benvenu, ci sarà il 22 giugno al Calura Fest, e poi ci sono altre date che non sono ancora del tutto definite, ma che mi accompagnerà, che ci saranno durante l'estate, ecco. Dove possiamo trovare questa informazione? Potete trovare tutto sui social, Facebook e Instagram, cercando Edoardo Chiesa, oppure sul sito www.edoardochiesa.net, oppure iscrivendovi a una newsletter, scrivendo all'indirizzo, una mail anche vuota, edosuona@gmail.com. Voi scrivete una mail lì e vi agguanto, vi infilo nella newsletter relativa ai miei progetti, e da lì riceverete aggiornamenti
ogni settimana più o meno su quello che succede. Tre progetti musicali del passato o del presente che bisogna assolutamente conoscere: The Beatles, John Lennon e Paul McCartney. Molte grazie. A te. Ciao ciao. Ciao. Scegliere persino da che parte stare, puoi stare zitto e non fiattare, puoi metterti comodo o prenderti in bilico. Più prendi e meno fai, più ti chiudi dentro i fatti tuoi, ma sei convinto non sia tua colpa. Più produce e meno dai, più ti chiudi dentro i fatti tuoi, ma sei convinto non sia tua colpa. Pretendi e meno fai, più ti chiudi dentro i fatti tuoi, sei convinto non sia tua colpa, più produce meno dai.